mezzogiorno di Focus. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci, ma noi mica siamo Giacobbo, siamo mezzogiorno di Focus. Pensavo scienza e fantascienza. No. Salutiamo Giacobbo che ci segue Giacobbo. Sempre. Ciao Giacobbo. Prende spunto anche da noi per le sue trasmissioni. Questo non si può dire, però. Cioè, lo sanno tutti, ma non si può dire. Non si può dire. È una di quelle, in quei segreti di pool ce n'è. Bentornati a una nuova puntata di Mezzogiorno di Focus su Radio Icaro, Icaro TV, sì, con il professore e i tre scolaretti. Parliamo di scienza, entriamo subito nel vivo di oggi perché ho voglia di imparare, prof. Ma cosa c'ha oggi? Oggi ho voglia di imparare. Non si tiene. Sì. È proprio lì che vi porterò. È proprio lì che voleva volare. Nel mondo della conoscenza. No. Pensavo nel mondo dell'imparaggio, così per... E un po' saremo un po' Giacobbo. No, sì. Ma che bello. Perché ci andremo... Sì. A ciao, fare Andremo. Insieme un viaggio nella storia. O nella filosofia. La vedo un po' sconnesso. Infatti oggi un po'. Stiamo un po' più lontano, va. Partendo anche dal dolore. Il vostro dolore. Benissimo. Era il 30 marzo del 1842. Beh, me lo ricordo, Quando l'anestesia venne usata per la prima volta. Io c'ero, Gandalf, io ero lì. Chi la usò per la prima volta l'anestesia? Anestesia. Il dottor Anastasio. Per quello. Il dottor Crawford Long. Ok. Ma noi andiamo un pochino prima di questo 1842. Sì. Perché nei millenni precedenti venivano utilizzati i metodi più disparati. Si quindi beveva whisky e si stringeva un Per millenni i medici hanno trapanato, inciso e amputato senza preoccuparsi di addormentare il loro paziente. No, malissimo, malissimo. Secondo l'erudito romano Celso, primo secolo dopo Cristo, il chirurgo ideale era un campione di freddezza e disumanità. Sì, se bello vuoi apparire queste un poco devi soffrire. Queste sono le sue parole. Deve essere giovane, coraggioso, la sua mano deve essere ferma e deve avere un coraggio tale per cui, determinata a guarire chi si metta nelle sue mani, non si spaventerà mai per le urla, come se i lamenti del malato non provocassero in lui alcun turbamento. Bastava del tampone nelle orecchie. Mamma mia. 5000 anni fa gli assiri praticavano lo strangolamento. Assiri? Assi? Cioè la compressione delle carotidi del paziente allo scopo di fargli perdere i sensi per mancata ossigenazione. Ma come fa, come fa Homer con Bart, brutto baccarospo. Sì, però se va male questa anestesia ti ammazzano, cioè dopo effettivamente il problema l'hai risolto. Per secoli poi una randellata in testa, un pugno alla mandibola sono stati i metodi più diffusi per rendere il malato incosciente. Quindi quindi Will Smith è un dottore? Doveva operare. Gli egizi furono i primi a intuire che il freddo inibisce la circolazione e la sensibilità. Raccoglievano quindi congelavano neve persone. Dalle montagne e la conservavano in speciali pozzi. Vedi un po' loro. L'evolversi delle conoscenze poi hanno portato a scoprire le proprietà sedative di narcotici, no? Come l'oppio, la mandragora, la cannabis indica, la birra, il tavernello. L'oppio era già noto ai Sumeri nel 3500 a.C. come rimedio contro il mal di denti e nell'antico Egitto era impiegato come tranquillante. Mi sembra una buona idea. Sì, sì. La mandragora era un analgesico naturale da mischiare con l'alcol. Pensate che il medico greco Dioscoride nel primo secolo d.C. escogitò un'invenzione poi diffusa in tutto il Medioevo. Si chiamava la spugna soporifera. Era una specie di bomba narcotica. Il cloroformio, praticamente. Oppio, cicuta, papavero e mandragora essiccata. E al momento dell'uso inumidita e poi legata davanti alla bocca del paziente. Secondo me la maggior parte di questi interventi finivano malissimo. Secondo alcuni però non era utilissima. No, perché? Troppo purtroppo light, diciamo, non faceva nulla. A dosi maggiore uccideva il paziente. Vabbè. Bisognava proprio Ma andiamo nel Medioevo. Lì sì che si divertivano. Ti tagliavano la testa, così. La guerra al dolore si combatteva soprattutto con beveroni e pozioni magiche. Sì. I viaggi in America poi aggiunsero nuovi ingredienti ai più diffusi intrugli soporiferi, ad esempio le foglie di coca, che gli indios usavano per non avvertire la fatica e per rendere insensibili lingua e labbra. Oppure una liana amazzonica chiamata Strychnos toxifera. Pensavo ti garrotassero. Un nome invitante. Da cui estrarre poi il curaro.
Questo mio rilassante in grado di paralizzare i muscoli, che veniva anche usato sulla punta delle frecce, tra l'altro, non so se lo ricordate. Sì. Però sulle navi che solcavano gli oceani si usavano altri metodi. I marinai del XVI secolo, ad esempio, prima di intervenire avevano il medico di bordo che introduceva un grosso sigaro nell'ano con la speranza che lo shock da nicotina rendesse insensibili al dolore. Ma è un'idea geniale! Ma guardi, ma perché non la adottano più? Perché i sigari costano un sacco oggi, dottore. Ma poi come facevi a aspirare? Nelle guerre dell'Ottocento si facevano ubriacare le persone sempre prima di amputare gli altri. Sì. Poi l'attacco finale contro il dolore fu sferrato a partire da metà dell'Ottocento, l'abbiamo detto, no? Sì, con nel 1847 il dentista americano Horace Wells, fu il primo a sperimentare su se stesso, estraendosi da solo due denti, le virtù anestetiche del protossido di azoto, fino ad allora noto come gas esilarante. E poi l'ostetrico di dopo quando torni a casa non ridi mica più, l'ostetrico di Edimburgo James Simpson, che utilizzò per primo il cloroformio sulle partorienti. Però l'innovazione fu disapprovata dai colleghi. Come mai? Perché privava le signore delle disperate invocazioni. E loro volevano sentire le disperate invocazioni. Aiuto, dottor! No. E poi dopo la guerra, insomma, dopo la svolta fu l'etere, una sostanza con gli stessi effetti esilaranti del protossido di azoto, però meno tossico del cloroformio. Pensavo la radio. E poi insomma via il dentista americano Thomas Green Morton, che il 16 ottobre del 46 non c'è più perché purtroppo è morto, diede la prima dimostrazione pubblica dell'efficacia anestetica del gas. Posso dire una cosa? Prego. Sono molto felice di essere nato in questo periodo. Io prima nella pausa direi che forse anche insieme agli altri studenti io la vedrei bene invece sulle navi. Sì, anche io sulle navi. Adesso con cosa ci allieta? Allora, oggi è la nostra pausa musicale dedicata completamente al romanticismo, perché andiamo a riscoprire un po' come questa prima parte una canzone che forse qualcuno di voi ricorda, ma la maggior parte di voi per fortuna no, ed è la grandissima Ambra Angiolini con Margheritando il cuore. Sentite, È un verbo. Respiro, ti coltivo come un fiore, tanto che chi non c'è tempo da dedicare un po' a me. Margheritami l'amore, così cantava Ambra a metà degli anni 90. Io penso che se Francesco Renga fosse stato a conoscenza di questo disco non si sarebbero mai incontrati e messi insieme. Nessuno, ma penso una delle canzoni più brutte che abbia mai secondo sentito. Me lo pensa anche Ambra. Senti che bel ritornello. Però ti entra subito. Entra come un sigaro. Ciao Ambra, ti vogliamo molto bene. Andiamo in Islanda adesso. Ti apparteniamo. Perché è sempre stato così.
Beh, sì. Ma meno male. Prossimo argomento. Ci sono più pecore che persone. Perché? Perché? Ogni censimento di animali e di abitanti ha evidenziato nel corso degli anni il numero superiore degli ovini rispetto agli islandesi. E questo fin dal primo conteggio del 1703 voluto dalla re di Danimarca. All'epoca c'erano 279.000 pecore contro 50.300 abitanti. Ma la re di Danimarca si poteva fare gli affari suoi. Avevano circa 5 pecore a testa. Adesso le cose sono un po' diverse. Ne hanno 4 a testa. I dati più recenti sono del 2020 con 416.000 pecore a fronte però di 340.000 persone. Ecco. E questa è un po' una curiosità, una curiosità che abbiamo voluto condividere insieme a voi. Adesso invece vorrei parlare di un problema culinario. Certo. Attenzione però, professore. Per cosa? Qui abbiamo esperti di culinaria. Come ve la cavate col cioccolato bianco? Non è la mia passione. It's not anche my cup perché of non tea. È cioccolato. Esatto. Piace esatto. Un più a Matteo Munaretto. Grazie, professore. Il cioccolato bianco non contiene cacao. Si vergogni. Un tempo veniva considerato prodotto dolciario e non cioccolato vero e proprio. Stavo poi è intervenuto il primo gennaio del 2004 la Food and Drug Administration, che ha stabilito che anche quello bianco è cioccolato. No. E poi in Europa c'è una direttiva che disciplina la ricetta, che dice questo: si ottiene miscelando burro di cacao in percentuale non inferiore al 20%, zucchero e latte o derivati per almeno il 14%. L'ingrediente fondamentale quindi di fatto è il burro di cacao, fondamentale per il cioccolato bianco. Non mi piace, non amo. No. Voi dite no. No, io dico no al colesterolo e anche al cioccolato bianco. E adesso entriamo in questa ultima parte di trasmissione. Entriamo a bomba? Sta a vedere. Entriamo nella psiche umana. Ah, meno male, pensavo nelle puzzette. No. Scusi un attimo, professore. Con la psiche umana questa, cioè mi immaginavo qualcosa tipo di cyberpunk. Vogliamo provare di nuovo? Resettiamo un attimo. Sì. E in quest'ultima parte di trasmissione adesso entriamo. Lo vedi girare su e giù col mouse che non sa quale beccare. Vai. Ce l'ho. Vai. Quest'ultima parte di trasmissione. Sì. Entriamo nella psiche umana. Beh. No, ma perché la sigla dei Robinson? Perché no, è la sigla di uomini e donne. Ma fa schifo. Questa è la tua psiche con questi suonini. Vai, senti, ci starà bene. Perché alcuni scelgono di restare ignoranti? E guardo lei, Rossini. Ma perché in realtà sapere delle cose, la conoscenza fa solo male, ti causa problemi. Meglio vivere così, meglio non sapere. Due psicologi dell'University College di Londra si sono riproposti di scoprire cosa determina la decisione di approfondire o no dei contenuti. Quindi, perché alcune persone cercano attivamente informazione, ad esempio, ma questioni più recenti sono quelle che riguardano il Covid, ma anche temi finanziari, oppure cambiamenti climatici e quant'altro, mentre altre non lo fanno. No. Hanno stabilito che la propensione a cercare o evitare informazioni su specifici argomenti dipende da tre fattori. Cosa ci si aspetta di provare dopo aver avuto le nuove informazioni? Quanto si crede siano utili? E infine quanto spesso si pensa a determinati contenuti? Ad esempio, lei, Rossini, qual è il contenuto a cui pensa più spesso? Il calcio. La pandemia. E quindi lei cerca informazioni. Cerco sempre informazioni al riguardo. 5 esperimenti sono stati fatti che hanno permesso di valutare quanto e perché i partecipanti desiderassero sapere su argomenti quali salute e finanze. Si è capito che le singole persone danno priorità a uno dei fattori. Alcune sono influenzate soprattutto dall'impatto emotivo e quindi preferiscono restare ignoranti per non avere impatti di questo tipo su se stesse. Giusto. Altre invece sono più pratiche e considerano quanto le nuove informazioni siano utili a prendere decisioni che riguardano la loro vita. Poi c'è gente che legge solo il titolo e commenta così a mentula canis. Ma quella è la maggioranza della popolazione. Però, adesso invece sempre restando perché all'interno. Perché non basta foto e titolo? No? Certo. Solo foto. Foto. All'interno della psiche umana restiamo per dare una risposta a una situazione nella quale tutti noi ci troviamo e ci siamo trovati. Sì, è veramente fastidioso, E quindi adesso pongo la nuova domanda che sarà poi corredata da una nuova base, probabilmente. Ok, speriamo, speriamo. Certo. Ponga la domanda, professore. Come evitare le conversazioni scomode? Ah beh, dicendo no, guarda, sono in riunione, non posso. perfetta. Gli tiri questa, una pigna in tiri faccia. Una pigna. Fare come ha fatto Will Smith con Chris Rock. Una pigna in faccia. Una e volta. Che, cioè. Scusa, posso parlarti di questo? Esatto. E poi le offre un sigaro. Con un po' di astuzia e molta educazione possiamo evitare di rovinarci la giornata chiudendo sul nascere discussioni su argomenti controversi. Allora, t'ho detto che non mi devi rompere!
Gli espedienti per sfuggirvi possono essere vari. Interrompere la conversazione con una piacevole distrazione esterna. Scusa, sto morendo. No, potrebbe essere scusa. Voglio un sigaro. Avevo judo. Allontanarsi con una scusa. O far entrare qualcun altro nel dibattito per stemperarne i toni, evitando di risultare maleducati o far intuire un tranello all'interlocutore. Ma tu adesso vieni qua e mi dici cosa ne pensi. Vieni qua e mi dici cosa ne pensi. Questo è molto utile quando incontri qualcuno per strada. Oppure no? Una non scusa sai per allontanarsi. Hai mai pensato qualcosa per il problema dell'alitosi? oppure cosa fate a Capodanno? Detta però a luglio, sì. Funziona sempre. Quando il confronto diventa inevitabile, gli psicologi consigliano di affrontarlo nel migliore dei modi. Io odio. Come? Mandare a remare il... Essere sinceri. Andiamo, guarda, allora... non ho voglia di parlare con te. Andiamo a capire cosa, in proposito, diceva un articolo del 2021 pubblicato su... Psychological problems of people logoroic. Harvard Business Review. Ok. Abbreviata MORO. Balazs Axel. Basta stare attenti alle parole. Sì. Insomma, evitare di dire la cosa sbagliata, non dando per scontato il proprio punto di vista. Certo. Eludendo espressioni categoriche. E soprattutto evitando di sfidare il carattere di qualcuno mentre inseriamo le nostre tesi nella discussione. Dai, ho ragione. Quindi, io, dai, dimostro il contrario. Evitare dai. Di parlarci e basta. Sì. E adesso l'ultima notizia di oggi, sempre restando nella psiche, perché so tutto che vi psiche piace oggi, la psiche, psiche e dolore. C'è tutto psiche e niente amore però oggi. Ragazzi, misurare la saggezza sì? Sembra impossibile. Come misurare l'amore? Povero Vangelis. Sacrato. Povero. E non è neanche poi chiaro cosa sia questa magica qualità che aiuta a prendere le decisioni giuste nella vita e a dispensare consigli efficaci. È proprio così. Se famo du spaghi, direi. Pensa però di essere riuscito in questa impresa lo psicologo Philip Morris. Yes. Ah no. Philip Morris. Yes. Filippo Lievito. Dilip. Dell'Università della California. California. Scusa a tutti i Dilippi che ci ascoltano. Che ha perfezionato scusate, la San Diego Winston Scale. Il gerundio. C'è un test che si basa su 28 domande. Sì. Avete già risposto a tutte? Sì. Che serve a misurare appunto il livello di 7 capacità cognitive. Okay. Ma secondo lui ne bastano solo 7 di queste, Okay. domande. Meglio, facciamo prima. Ha testato queste domande su 2300 persone, sì, fra i 20 e gli 82 anni, e su un articolo, tra l'altro, di una rivista molto importante. Penso siate abbonati, potete dirmi. Ah, sì. Question International. Tira a molla. Nonna Belarda. International Psychogeriatrics. Ah, sì. Soprattutto esatto. Geriatrics, effettivamente. Ci siamo accorti, dice il nostro amico Dilip, sì, che in realtà bastano 7 di quelle 28 domande per ottenere una buona valutazione del grado di saggezza di una persona. Ma noi vogliamo saperle quali sono. In altre parole, rispondendo a pochi quesiti, come ad esempio: oh, come stai? Bene. Tendo a evitare situazioni dove altri hanno bisogno del mio aiuto. Vabbè, non si fa. Dai, non si fa. No. Resto calmo sotto pressione. No, sì, no. Sì. Da questo si può capire quanto si sia saggi. Beh, utilissimo. Fare questo test sembra del resto essere già un segno di saggezza. Ah beh, già farlo. Beh, se lo fai, perché cioè, come dimostrato da altri studi, questo tratto della personalità si può coltivare e accrescere. Io vorrei citare i 3-3. A me mi pare una cosa sbagliata. Sì, la papora non galleggia. Esatto. Detto questo, caro professore, perle ai Rossini. Vabbè, che è sinonimo. Va bene. Allora noi lei ci salutiamo un sacco di gente, non ci solo salutiamo me. Con e un sacco di pizze anche, tra l'altro. E di musicisti. Dai, chiudete voi che oggi io non ho voglia. Chiuda lei. Vai. Chiudo io. Alla prossima. Ciao. Mezzogiorno di Focus.